tutte le nostre password, gli account, i segnalibri rinchiusi dentro una cassaforte virtuale e criptati, ma a prova di bomba solo per gli altri. Per noi, con un semplice clic, abbiamo il nostro piccolo mondo in mano. Beh, non è fantascienza, ma è proprio scienza, anzi tecnologia, informatica. Ho già spiegato come fare in altri video tutorial, portando varie altre soluzioni, oggi vi porto una davvero intelligente. Perciò, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube, metti like, che ricordo essere completamente gratuito, e goditi ovviamente la mia bellissima sigla. Benvenuti dal vostro Anaro Sensei. Oggi vi parlo di un argomento davvero importante che tutti dovreste conoscere e soprattutto un video da spammare e da mandare a tutti i vostri cari, amici, parenti, conoscenti, perché è molto importante sapere come nascondere le nostre password. Ho già fatto in realtà un video dedicato ben 3 anni fa nel quale portavo Bitwarden, un programma, anzi un'estensione open source utilizzabile praticamente ovunque, e LastPass, un'altra estensione, una delle più famose al mondo. Ebbene, la differenza ve la potete andare a vedere, è abbastanza palese. Secondo me Bitwarden vince a mani basse. Perché? Perché è open source, perché insomma ha veramente tanto da offrire, è completamente gratuito. Oggi però vi vado a presentare un nuovo concorrente, uno che cerca di farsi largo tra questi due mega colossi. Il suo nome è Proton Pass e per i più attenti che hanno notato il bellissimo colore violaceo e la scritta Proton davanti, ebbene sì, si tratta di un prodotto della linea di Proton VPN. Proton Mail, Proton Drive, eccetera, eccetera. Quindi, azienda svizzera, è sotto 1 chilometro di pesanti colline montagnose di marmo svizzero, quindi tutti quanti i server sono al sicuro. E ricordo che questa tecnologia è nata per tutti quanti gli sviluppatori e gli ingegneri e gli studiosi del CERN. Quindi stiamo parlando di cervelloni veramente enormi, persone che hanno studiato per avere un utilizzo migliore di tantissimi strumenti, di tantissimi utilizzi quotidiani, sia dalla VPN sia dall'utilizzo delle email criptate a prova di trasmissione di dati, tutte politiche no log, quindi non ci sono nostri dati salvati. Ebbene, hanno finalmente creato anche un gestore di password open source. Quindi, esattamente come Bitwarden, abbiamo un codice sorgente completamente a nostra disposizione. Quindi, significa che non dovrebbero esserci assolutamente ransomware all'interno, perché può essere controllato da chiunque e quindi verificato che sia pulito. Stiamo parlando di qualcosa che non ci spia, che non ha nulla da fare con il brutto mondo di internet, tipo dark web, eccetera, eccetera, ed è anche crittografato. Perciò, crittografia end-to-end, come si tratta, non so, WhatsApp e la maggior parte delle app di ultima generazione, quindi davvero tanta tanta roba. Quali sono le funzioni? Beh, i più attenti sempre che seguono il mio canale dovrebbero aver notato che io da un po' di tempo qui in alto ho proprio Proton Pass e come vedete le mail e tutti quanti gli indirizzi web sono a portata veramente di click, c'è la password che si può rendere visibile, oppure si può attivare direttamente su accedi, compare praticamente questo simbolino che indica che è stata salvata una password. La password si può salvare sostanzialmente in due modi: dopo aver creato logicamente un account,
ricordo, l'account può essere tranquillamente utilizzato quello di Proton Mail, quindi con la stessa mail avete tutti quanti i servizi annessi e connessi. È possibile, inserendo una mail manualmente, ok, dentro un qualsiasi sito, cliccare aggiungi, salva sostanzialmente. Quindi una volta che si va a creare questa cosa, in automatico viene chiesto se si va a salvare. Oltretutto è possibile anche importare tutte le nostre password, gli account, i segnalibri da altri software similari, esattamente come Bitwarden, come LastPass, ma anche le password di Firefox, di Chrome, di Brave, insomma dei nostri browser principali. Quindi nessun problema, nessuna paura, non dovete fare il lavoro doppio, basta fare importa e in automatico si copierà tutta la vagonata delle vostre password che avete salvato. Quali sono i vantaggi? Beh, oltre ad avere un software open source, quindi sicuro, avrete un software gratuito che potete utilizzare su qualsiasi dispositivo. Le estensioni sono native, già predisposte per Firefox, come sto usando io, per Chrome, Brave, Edge. Si può utilizzare anche per tutti i nostri smartphone che utilizzano sia Android sia per Apple. Tutti gli altri dispositivi, come ad esempio, non so, Opera, non dispositivi ma browser anche, che utilizzano praticamente il cuore di Chromium ma non sono predisposti ufficialmente, possono comunque essere utilizzabili tramite l'utilizzo delle estensioni come sviluppatore. Infatti è davvero molto semplice poter inserire una estensione che non c'entra assolutamente niente dentro un browser. Ho fatto un tipico esempio con la VPN di Epic Privacy Browser, veramente molto fiera, è un proxy più che una VPN, però funziona davvero molto bene ed è gratuita e illimitata. Ve la potete andare a cercare, sicuramente vi tornerà utile. Praticamente basta davvero cliccare su le estensioni e inserire quella corretta. Comunque è davvero una stupidata. Ad ogni modo, che cosa fa di bello? Beh, è molto semplicemente, come vi ho già spiegato, riesce a registrare tutte quante le nostre password, i segnalibri, i link, quindi tutto quello che ci serve, sia su tablet sia su qualsiasi altro browser, e lo fa in maniera eccellente. Già oltre 100 milioni di persone e di aziende lo utilizzano. Ricordo che questo non è un video sponsorizzato perché Proton non mi sponsorizza, magari fosse. Perciò Proton, se mi senti, batti un colpo, sono disponibile di farti pubblicità, anche se purtroppo la maggior parte dei tuoi prodotti sono gratuiti e quindi non paghi nessuno. Bene, ora ci sono delle versioni anche a pagamento, però state tranquilli perché adesso vi spiego subito quali sono le reali differenze. In realtà nessuna. Infatti, se andiamo su prezzi, ci possiamo rendere facilmente conto che, vado in zoom, la versione gratuita costa 0 euro per sempre, ha login e note illimitati. Ciò significa che non dovete preoccuparvi e potete fare quello che volete. Avete dispositivi illimitati e ben 10 alias per nascondere la nostra email. Questa però è una funzione di cui oggi non parlo. Hanno varie, ci sono varie tipologie di utilizzo anche lì. Ad ogni modo, come vedete, la versione Pass Plus ha gli stessi login e note illimitati, gli stessi dispositivi illimitati. Quello che cambia principalmente è che c'è l'autenticazione a due fattori integrata, quindi è sicuramente più sicuro rispetto alla versione gratuita. Però se utilizziamo una password seria, se la cambiamo ogni tot di tempo,
non dico ogni 5 anni, ma magari ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, 4 mesi, vi cambiate la password, sicuramente più di tanto problemi non ne avete. Dopo, se lavorate a livello industriale, aziendale, professionale, 4 euro al mese penso che non siano un grosso problema. Ad ogni modo, compilazione automatica anche delle carte di credito, ma è ancora in fase di sviluppo, quindi davvero non serve per il 99% delle persone. Già la versione gratuita è davvero una bomba. Io la uso da diversi mesi. Chi mi segue dovrebbe essersi accorto che al posto di Bitwarden adesso ho lui. Tra l'altro, qualcuno si è anche accorto che ho messo a fare nanna anche AdiGuard e lo sto appunto snobbando in cambio di uBlock Origin. Tanti mi hanno chiesto in privato: Anaro, come mai hai abbandonato AdiGuard? Perché hai messo uBlock? Beh, state tranquilli, sto facendo esperimenti. Al contrario dei tecnici informatici, io non mi fossilizzo nell'utilizzo, nel consigliare sempre le solite cose perché vanno bene, perché so che non hanno problemi, perché sono sicuro che la gente non si rompe le balle, ma io mi metto in discussione, io testo nuove app, nuove estensioni, nuovi punti di vista, cerco anche tra di voi, cerco consigli. Perché? Perché l'informatica è sempre in continua evoluzione. Abbiamo software ogni giorno diversi, aggiornamenti che portano miglioramenti anche di programmi che magari fino all'anno scorso facevano letteralmente schifo. Ad oggi ci sono davvero tante soluzioni alternative. Pagare la maggior parte delle volte non serve più, perché se cercate bene software gratuiti open source ce ne sono una vagonata e potete fare quasi tutto gratuitamente. Perciò, esattamente come può essere, non so, un browser che magari per anni si utilizza Opera, dopo si utilizza Brave, dopo si utilizza Firefox e così via, ci sono dei passaggi, dei momenti in cui è giusto cambiare, se non vogliamo restare fermi, se non vogliamo fossilizzarci. Perciò in questo momento io al posto di Bitwarden sto utilizzando Proton Pass e uBlock al posto di AdiGuard. E la cosa bella è che tutti questi quattro software, questi quattro dispositivi, estensioni, come li volete chiamare, perché dipende se li utilizzate sul browser, se li utilizzate sul telefono ci sono tutte le varie app, sono utilizzabili anche come programmi da installare, vedi AdiGuard, eccetera, sono delle soluzioni assolutamente intercambiabili. Proton Pass mi piace tanto quanto Bitwarden, quindi se lo utilizzo da una parte o dall'altra non cambia niente, in realtà anche sul telefono li ho entrambi. Come blocco di pubblicità utilizzo sia uBlock sia AdiGuard, ho svariati browser, quindi non fossilizzatevi, ma cercate di esplorare, di provare, perché trovate magari qualcosa di più bello. Ah, a proposito, ricordo anche che c'è NordVPN in sconto grazie al mio link Anaru Sensei. Avete 3 mesi in regalo e un bellissimo sconto parecchio pesante. Andatevelo ad acchiappare perché veramente merita. E ricordo che è lui sì un mio sponsor ufficiale che riesce anche a supportare il canale, che mi permette di fare non solo video ma di regalare licenze. Quindi mi raccomando, approfittate finché c'è, questa occasione è una bomba. Ah, chiaramente tutti i link li trovate sempre sotto in descrizione, non andate a inventarvi robe strane, sotto in descrizione vi aprite e vi trovate tutto quanto. Ora ritorniamo a noi e sul nostro bellissimo Proton Pass. Come avevo detto è open source, protetta da rigorose leggi svizzere, dotata di crittografia, ha l'alias per nascondere la propria email, disponibile ovunque, accesso rapido
Perché? Perché potete avere anche 10 account per Netflix, per le vostre email, per qualsiasi altro tipo di sito, e quindi siete super veloci. Servizio di due fattori di autenticazione solo nella versione a pagamento, e vi potete anche mettere note infinite crittografate, quindi una sorta di libretto di block notice fichissimo. Beh, penso di avervi detto tutto, ho fatto un rapido riassunto che dopo in realtà è diventato lunghissimo perché ho parlato un po' di tutto. Spero che questo software, questa estensione, questa app vi piaccia. A me piace tantissimo, soprattutto perché adoro il viola come colore. No, a parte gli scherzi, è davvero un ottimo prodotto. Fatemi sapere se lo conoscevate già, se lo utilizzate, se volete provarlo e se lo utilizzate grazie a me, mi raccomando, mettete sotto nei commenti che cosa vi sembra. Like, il pollice in su, sempre gradito, assolutamente. Grazie di tutto, grazie veramente per seguirmi, vi auguro una buona continuazione e alla prossima puntata. Bye bye.